Abruzzo del pallone, buona domenica, ben ritrovati in questa domenica dedicata con ampio spazio come sempre alla Serie D, ma non solo, perché da poco si è concluso anche l'impegno del Teramo in Serie C, 1-1 in casa contro il Renate. In questo lungo pomeriggio in cui vi abbiamo accompagnato piano piano nello svolgersi delle gare di campionato, è stata una domenica molto movimentata, tanti gol, qualche sorriso, lo vedremo in casa ovviamente abruzzese, che è quello che ci interessa più da vicino. Ovviamente ne parleremo ampiamente fino alle ore 21 con i nostri ospiti. Io comincio a salutare in redazione perché appena finito di ascoltare la conferenza stampa di Ottavio Palladini, anche di Roberto Cevoli e Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Hai appena ascoltato le parole dei due allenatori, tra poco ce le farai sentire. Ovviamente 1-1, non so se ci vuoi dire se in casa Teramo, dalla parte di Palladini, vige un po' di più di rammarico o di soddisfazione per il risultato positivo? Rammarico per non aver mantenuto il vantaggio, ma la mente era già al derby con la San Benedettese, che lui sente ovviamente in modo particolare. Certamente, saluto gli ospiti. È stato, oggi ci ha raccontato la partita forse più incredibile della giornata sul neutro di Pineto, Paolo Renzetti. Ciao Paolo, tra San Nicolò e Ciao Iago, buonasera. Partita davvero incredibile, sì. Sembrava chiusa a un certo punto. Sembrava chiusa, invece in tre minuti, anzi meno, l'attaccante dell'Avezzano Dos Santos dal 44esimo del secondo tempo al 47esimo con una doppietta ha regalato alla sua squadra il pareggio e al San Nicolò un dispiacere, perché ormai a quel punto la squadra di Montani stava già pregustando la vittoria. Possiamo dire, peraltro, c'è stato anche un episodio che poteva quasi sfociare, per fortuna non lo è stato, nella cronaca, un incidente occorso a Tariuk, incidente di gioco. Il giocatore è stato trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo, ma le ultimissime... abbiamo proprio avuto la notizia di un paio di minuti fa, il giocatore è stato fortunatamente dimesso dal Mazzini, è stato sottoposto all'attacco che ha dato esito negativo, sono state rilevate delle microfratture al setto nasale al giocatore e sono stati delle ferite al labbro, sono state saturate con alcuni punti, ma il giocatore sta bene, è stato dimesso dall'ospedale e sta tornando con i suoi familiari in auto a Roma. Perfetto, grazie Paolo anche per questa precisazione. Poi sentiremo dalla viva voce del DG dell'Avezzano, che avremo in collegamento, Carlo Iacovitti, le condizioni reali proprio di Tariuk, giocatore sfortunato, ma si sa, soprattutto qui da noi in Abruzzo, quando ci sono dei giocatori che hanno degli incidenti, noi siamo particolarmente sensibili, purtroppo, da Morosini in poi. Una buona serata, benvenuto, giocatore giovanissimo, Vastese Docco, oltre che essere difensore della Vastese, Cristian Iarocci. Ciao Cristian. Ciao, buonasera a tutti. Parlavamo di sorrisi, sorriso oggi per la Vastese in rimonta su un campo non facile, per nulla facile. No, assolutamente, siamo riusciti a vincere, diciamo che è stata voluta come vittoria da tutti quanti noi. Perfetto, vediamo, vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, vediamo i numeri della giornata di campionato. Intanto in Serie C c'è il pareggio del Ravenna in casa contro la Reggiana, vediamo i numeri partendo dalla Serie A. Si sta giocando in questo momento Udinese-Lazio e la Lazio in vantaggio dopo essere stata sotto 1-0, adesso vince 2-1, giornata aperta ieri pomeriggio dal successo della Juventus, dalla sconfitta della Roma, poi il pari tra Spalla e Atalanta, 0-0 nel derby della Lanterna, oggi a ora di pranzo vittoria del Torino sull'Inter, vittoria nel pomeriggio del Crotone sul Bologna, del Verona sul Cagliari e incredibile anche qui del Napoli sul Verona, più o meno quello che ha fatto l'Avezzano, caro Paolo, negli ultimi minuti con Milik prima e Diawara poi, ha ribaltato una partita che sembrava persa. Alle 20:45 c'è Milan-Sassuolo. In Serie B vediamo i risultati, perché si stanno giocando delle partite che interessano sono finali, si sono giocate delle partite che interessavano soprattutto la classifica del Pescara. Questo pomeriggio, diciamo, molto a sorpresa, il Brescia ha vinto a Venezia 2-1. Partita iniziata alle 15, quindi terminate da pochissimo, Cesena Entella 3-0, Provercelli Novara 0-0. Domani sera
Avellino Perugia, che ovviamente seguiremo mentre saremo in diretta con Replay con il nostro Enrico Rocchi. Vediamo la classifica, perché qui sì che ci interessa vedere quali sono i riflessi per il Pescara, che sale a 38 punti dopo il pareggio di ieri pomeriggio contro il Palermo. Il Cesena arriva a 37, dunque a meno 1 dal Pescara, la formazione di Fabrizio Castori. La buona notizia è che l'Entella rimane a 36, dunque l'Entella, se avesse vinto, invece avrebbe superato il Pescara. Invece ha vinto il Cesena, che si fa sotto ma è ancora dietro. La Pro rimane a 31, peraltro il Pescara adesso sarà impegnato contro il Bari settimana prossima, impegno interno. Insomma, bisogna cominciare adesso a guardare anche, poi ci sarà Pro settimanale, Pro Vercelli Pescara. Adesso bisogna cominciare a fare anche dei calcoli in ottica classifica. Lega Pro Serie C, chiamatela come volete, girone B. Questi risultati, ovviamente aspettando la partita delle 20:30 tra il Vinoleff e Feralpi Salò. Su Tirol Fano 2-0, Triestina Padova 1-0, queste partite erano delle ore 15. Poi, iniziate alle 16:30, la Fermana in inferiorità numerica batte di misura il Gubbio 1-0, 0-0 al Mecchia di Portogruaro tra Mestre e Vicenza, Teramo Renate 1-1, tutto su calcio di rigore, avanti il Teramo con Bacio Terracino, risponde Palma, ex della gara. Per il Renate nel finale espulso Speranza, che non ci sarà nella gara contro la San Benedettese, che perde fuori casa a Bassano 2-0. In questo momento si sta giocando Ravenna Reggiana 1-1. Riposava il Sant'Arcangelo. Vediamo la classifica dopo 34 giornate di campionato. Comanda sempre il Padova, che non vince, anzi perde a Trieste, ma le altre, come di consueto, le fanno un favore enorme, tipo la San Benedettese che perde 2-0 a Bassano, e praticamente ci siamo per la promozione del Padova nella cadetteria. Il Teramo a 33 punti, stacca il Gubbio perché il Gubbio perde contro la Fermana e rimane a più 4 sulla zona playout. Vediamo adesso la Serie D, girone F, ovviamente il campionato che interessa soprattutto Christian e non solo. Campobasso Pineto 1-2, Pineto sotto di un gol e poi capace di rimontare 2-1 al nuovo Romagnoli. Stesso discorso quello della Vastese, che va sotto con il rigore di Montagnoli a Castelfidardo e che poi ha la forza di rimontare con due reti, con Fiore e Leonetti, giusto Cristian? Fiore e Leonetti. Altra vittoria esterna, sempre per 2-1, del Monticelli sul campo del Fabriano, 2-1. Francavilla Jesina 1-0, ci pensa Palumbo, clamoroso, ma ne poi neppure tanto. Quello che accade all'Aquila, dove il Matelica cade di nuovo, 2-1. E poi vedremo anche il servizio, ma l'Aquila sta facendo un campionato incredibile, incredibile davvero. Nerozzellate San Giustese 1-3, altra sconfitta per la formazione pratolana. Agnonese Vispesaro 1-1. Per qualche minuto la Vispesaro, vincendo contro l'Agnonese 1-0, con il Matelica che poi stava perdendo all'Aquila, come poi ha fatto alla fine, c'era stato anche per qualche minuto, c'è stato il sorpasso in classifica, ma l'Agnonese la riprende 1-1 e allora le distanze si accorciano, ma rimangono sempre invariate con il Matelica primo e la Vispesaro seconda. Il San Marino vince nettamente a Recanati 4-1, San Nicolo Avezzano come detto 2-2. Vediamo la classifica, eccola qua: 65 punti il Matelica, 64 punti l'Avezzano. Capirete da soli perché in questo momento è un campionato assolutamente riaperto per la promozione diretta in Serie C. 52 punti l'Avezzano, terza posizione, quarta la Vastese a 50 punti, quinta l'Aquila a 48 con il San Marino. Adesso dovremmo vedere magari gli scontri diretti e quant'altro dall'Aquila e San Marino, poi magari ci aiuterà il nostro Andrea, perché io così a memoria non ricordo assolutamente di che cosa stiamo, se l'Aquila è in vantaggio oppure no rispetto al San Marino. 47 punti per il Pineto, 45 per la San Giustese, 44 per il Francavilla, 43 per il Castelfidardo, 37 per la Recanatese, 36 per il Campobasso, 34 per l'Agnonese, 31 per il San Nicolò, 30 per la Jesina, 26 per il Monticelli, 19 punti per il Fabriano Cerreto, 15 punti per il Nero Stellati. Andrea, dimmi. Ci sarà proprio domenica lo scontro diretto a San Marino e, se non ricordo male, all'andata l'Aquila aveva vinto nettamente per 3-0. Quindi, se stiamo al risultato dell'andata, all'Aquila dovrebbe andare bene anche un punto per tenere il vantaggio nello scontro diretto.
Eccola qua, questa è la classifica, la teniamo perché in questo momento, al netto del fatto, caro Cristian, che Vispesaro e Matelica adesso non pensano al playoff perché pensano a giocarsi il campionato, però in questo momento mettiamo che l'Aquila ce la facesse a tenere lo scontro diretto con il San Marino, in questo momento ci sarebbe Vispesaro, l'Aquila e Avezzano Vastese. Andrea, leggere perché l'andata è finita 1-1 tra l'Aquila e San Marino, quindi non c'è una situazione delineata pro l'Aquila e di conseguenza il match di domenica assume ancora più importanza. Assolutamente, ci sarebbe un Avezzano Vastese da leccarsi i baffi e speriamo ovviamente che l'Aquila o anche un'altra abruzzese riesca comunque a qualificarsi e fare 3 su 4 perché avremo tantissime chance magari di vincerli i playoff, insomma di fare di mettere quante più formazioni possibili tra le prime 5. Io direi di iniziare, caro Paolo, subito con la tua partita, così facciamo vedere anche a Cristian quelli l'Avezzano con cui oggi la Vastese si giocherebbe il playoff. Finita 2-2, partita incredibile, il servizio di Paolo Renzetti. Che gara al Mariani Pavone con l'Avezzano che è riuscito a pareggiare a tempo scaduto con una doppietta dello scatenato Dos Santos. Una partita che sembrava persa con il San Nicolò avanti per 2-0 sui marsicani fino all'89esimo. Non sono certo mancate le emozioni al comunale pinetese dove i locali, autori di una prova più che positiva, hanno avuto il solo demerito di non chiudere il match. Risultato però giusto con il punto che fa però più gioire i biancoverdi che i padroni di casa. Montani schiera il San Nicolò con il 4-3-3 con Bontà, Giampaolo e Moretti nel reparto avanzato. In casa marsicana assente il solo Sbardella, in porta spazio a Lombardi con Fanti che si accomoda in panchina. Bisegna recuperato in campo dal primo minuto nel 4-3-1-2 disegnato da Giampaolo. Avvio equilibrato con al quinto la prima conclusione ospite ad opera di Deramo, che da prima del limite non inquadra però lo specchio della porta di Cannella. La risposta dei locali arriva al decimo con una conclusione centrale di Giampaolo che non impensierisce Lombardi. Passano 3 minuti e la squadra di Montani trova il vantaggio grazie a De Santis che dopo una respinta difettosa del portiere ospite su punizione calciata da Giampaolo a 2 passi dall'estremo marsicano non può sbagliare mettendo la sfera in rete per l'1-0. Al 16esimo padroni di casa vicini al raddoppio con la traversa di Bontà su punizione calciata da Petronio e poi sul proseguimento del gioco terribile scontro fra Bagaglini e Tariuk con il giocatore avezzanese che resta a terra per alcuni minuti prima di essere caricato sulla barella e trasferito in ospedale al Mazzini di Teramo per accertamenti. Le condizioni del difensore biancoverde sono però buone. Dopo quasi 5 minuti di stop la gara riprende con l'ingresso in campo di Gianfelice per lo sfortunato difensore. I biancoverdi scossi dall'infortunio di Tariuk accusano il colpo e al 27esimo arriva un rigore per i padroni di casa per un contatto in area fra Lombardi e Liguori. L'arbitro indica il dischetto con Giampaolo che realizza dagli 11 metri per il 2-0 del San Nicolò. Passano alcuni secondi e Tesi Di Lucca segna un penalty anche ai marsicani per un tocco con la mano in area teramana di Bagaglini su cross di Lombardo. Cerone sbaglia però il penalty mandando il pallone fuori dallo specchio della porta. Il risultato resta così sul 2-0 per i locali per l'occasione in maglia biancorossa e con gli ospiti che fanno tanto possesso palla senza però graffiare rischiando di subire al 46esimo il terzo gol con Giampaolo che tutto solo davanti a Lombardo mette incredibilmente a lato. Il finale di tempo vede poi 2 opportunità per gli ospiti con Cerone che al 48esimo chiama la deviazione in angolo Cannella prima di una conclusione fuori di poco dello stesso giocatore. Non è una giornata fortunata per l'avanti avezzanese che al primo minuto della ripresa colpisce in pieno il palo con una conclusione a giro che avrebbe meritato miglior sorte. Giampaolo, tecnico ospite, manda in campo Di Curzio per Pellecchia con i biancoverdi che premono in maniera infruttuosa. Al 13esimo c'è infatti un tiro centrale di Bisegna che non crea problemi a Cannella. Al 18esimo il centrocampista ospite ci riprova su punizione dal limite con la palla che finisce sopra la traversa. Avezzano in ombra ma vicino al 28esimo al 2-1 con Di Curzio che trova la respinta di Cannella prima del 3-0 fallito in contropiede da Liguori in area avezzanese. Montani, tecnico di casa, mette in campo nel giro di pochi minuti Balzano, Mozzoni e Cane per congelare il punteggio con gli ospiti che tentano il tutto per tutto con una mischia che si crea però al 33esimo della ripresa quasi a metà campo.
campo e con il rosso sventolato a Fanti, che era in panchina per proteste, mentre poco dopo al 36esimo Cannella, portiere del San Nicolò, dice no ad una bella conclusione di Bianciardi. Le squadre si allungano e al 39esimo per il San Nicolò è entrato Di Benedetto a divorarsi il tris tutto solo davanti a Lombardi. Allo scadere i ragazzi del presidente Paris trovano così al 44esimo con Dos Santos di testa il gol del 2-1. Passa qualche attimo e sempre Dos Santos in mischia fa 2-2, rimettendo in parità una gara che sembrava persa per l'Avezzano e un punto pesante per il San Nicolò. E grande invece il rammarico per la vittoria sfumata nel finale. Montani, possiamo dire che l'unico torto del San Nicolò è stato quello di non essere riuscito a chiudere la partita sul 2-0. Avete avuto le occasioni per segnare il terzo gol, non ci siete riusciti, avete pagato a caro prezzo questi errori sotto porta. Sono perfettamente d'accordo, l'analisi è perfetta, perché abbiamo avuto più di una volta la palla per mettere a posto la partita, purtroppo abbiamo sbagliato e non bisogna guardarsi più indietro ora. Dispiace tantissimo, perché i ragazzi hanno dato tutto, però le partite vanno chiuse, vuol dire che bisogna lottare, rimboccarsi le maniche e lottare fino alla fine. Più deluso per questo pareggio o più soddisfatto comunque per la prova della squadra al cospetto della terza forza del campionato? Entrambi, perché bisogna riconoscere la forza di una squadra che è stata costruita per vincere, che non perde dal 17 dicembre, gli abbiamo tenuto testa per lunghi tratti della partita, e amareggiato perché alla fine la partita l'avevamo portata in porto, potevamo chiuderla, e purtroppo non essere così, siamo mancati, c'è stato un po' di ingenuità, un po' di superficialità, però ci rimbocchiamo le maniche e da martedì si pensa a San Giusto. Con queste prestazioni però non può che arrivare la salvezza. Se il San Nicolò giocherà le prossime gare come quella di oggi, non ci dovrebbero essere problemi. Sono d'accordo, l'atteggiamento è quello giusto della squadra, che sa qual è il percorso suo, sa che deve lottare, sa che c'è una seria possibilità di fare i play-out, quindi deve giocare come ha giocato oggi, con lo stesso atteggiamento, perché quello che abbiamo fatto giovedì a Monticelli non mi è piaciuto affatto. È stata poi la prima partita d'altronde che i ragazzi steccavano dopo tantissime buone prestazioni. Oggi hanno risfoderato una buona prestazione e quindi sicuramente, per quanto riguarda il nostro percorso, l'atteggiamento di oggi è quello giusto. Federico Giampaolo, un pareggio acciuffato al 93esimo, un punto pesante contro un San Nicolò che vi ha creato oggi dei problemi. Sì, è vero. È stata una partita difficile, perché il San Nicolò è una squadra che soprattutto lì davanti ha giocatori importanti. Andare sotto 2-0 non è facile rimontarla, anche perché poi si è fatto male, Tariuk si è fatto male, Menne è uscito, ha dovuto far giocare un ragazzino del 2000, ha dovuto mettere Bianciardi difensore centrale, per cui eravamo nella fase difensiva in difficoltà. Siamo stati bravi a recuperarla, perché poi ho dovuto cambiare modulo di gioco, ho messo quasi tutti gli attaccanti che ho a disposizione, perché era l'unica cosa da fare, tenendoli, pressandoli, alla fine siamo stati premiati. I nostri microfoni qualche istante fa il presidente Paris ha detto: di buono oggi c'è solo il risultato, è stata una delle peggiori partite dell'Avezzano. Giampaolo cosa risponde? D'accordo con l'analisi del patron? Ma il problema è che l'Avezzano abitua troppo bene, le partite sono state sempre fatte di altissimo livello, qualche volta può succedere che sei sotto, è normale che il primo tempo abbiamo concesso un po' troppo, questo è vero, bisogna riconoscerlo, però c'è anche da dire che nel secondo tempo la squadra è reagita grande, per cui avere questa reazione, avere questa voglia di recuperare la partita è sinonimo di grande importanza che la squadra ha, che ha autostima, fiducia, è il 13esimo risultato tutto consecutivo, per cui va tutto bene. È normale che la lotta è molto difficile, perché le altre squadre sono agguerrite, sono preparate come la nostra, però io penso che non perdere qui sia stato fondamentale. Poi 13 partite che non vinciamo, se dovesse capitare una sconfitta non penso che succeda la fine del mondo. Insomma, abbiamo sentito anche, abbiamo rivisto il servizio e tra poco lo analizzeremo anche negli episodi da Moviola, perché insomma ci hanno scritto, un tosso telespettatore ci ha scritto, parlava di rigori inesistenti, tra poco li vedremo. Paolo, ha introdotto con la tua intervista uno dei temi di questa gara, cioè il post Paris che dice: oggi di buono c'è solo il risultato. E
Giampaolo che dice vabbè, sono comunque 13 risultati utili consecutivi, magari arriverà anche prima o poi una sconfitta e non morirà nessuno. Però oggi l'Avezzano come l'hai visto? Ma io dissenterei un po' da quello che ha detto il presidente Paris, perché sicuramente è stata una partita difficile per l'Avezzano. Andare sotto per due volte in pochi minuti, andare sotto per 2-0 in pochi istanti di gara in trasferta e poi recuperare non è mai semplice. Diceva giustamente Giampaolo che poi ci sono stati anche dei problemi a gara in corso, perché si è infortunato Tariuk, poco dopo si è infortunato Menna, praticamente mezza difesa fuori uso, è entrato un ragazzo classe 2000, neanche 18enne, ed è chiaro che ci sono stati dei problemi, però la squadra ha reagito, ha giocato a sprazzi, sicuramente ha fatto meglio nella ripresa, però ha avuto anche le occasioni per segnare, ci sono stati un paio di miracoli di Cannella, come ha avuto le occasioni ovviamente, lo abbiamo visto dal servizio, il San Nicolò per chiudere la partita, perché fosse arrivato il 3-0 ci sarebbe stato poco poi da fare per l'Avezzano. Il San Nicolò non è stato cinico nello sfruttare le occasioni che ha avuto sul 2-0, l'Avezzano è stato bravo a crederci fino alla fine, e poi quando hai un giocatore come Dos Santos che in certi casi può fare la differenza, quando sembra che quasi in partita non ci sia, sembra quasi che sia un giocatore assente, ingiustificato in una partita, invece in tre minuti ti segna due gol e ti rimette la partita in parità. Io credo che l'Avezzano abbia fatto la sua partita, non è stata sicuramente la migliore partita giocata dall'Avezzano, io ho visto poco quest'anno l'Avezzano, però devo dire e devo riconoscere anche i meriti del San Nicolò, che ha messo in difficoltà, ecco, la squadra biancoverde. Sarebbe quindi stata la mia prossima domanda, perché è vero, come hai detto te a Montani, che il San Nicolò non l'ha chiusa questa partita, però è anche vero che andare sul 2-0, portarla avanti praticamente, quasi portarla a casa prima della beffa finale, insomma ha dimostrato che questo San Nicolò effettivamente anche oggi ha fatto una partita di grande spessore. Sì, ha giocato un'ottima gara, ripeto, sul 2-0 ci sono state delle opportunità importanti, soprattutto quella di Benedetto a tu per tu col portiere di testa, fosse arrivato il terzo gol la partita sarebbe finita, voglio dire. Giocare così bene al cospetto dell'Avezzano, che è la terza forza del campionato, che non perde da 13 partite, dunque da oltre tre mesi, è sicuramente una nota di merito per la squadra di Fabio Montani. Dall'altra parte l'Avezzano ha avuto invece il merito di crederci fino alla fine, perché quando pareggi queste partite pur non giocando benissimo vuol dire che sei una squadra, e l'Avezzano ha dimostrato di essere una grande squadra, e lo dice la classifica, perché il terzo posto non è sicuramente casuale. Poi lo sappiamo, il presidente Paris vuole sempre vincere, non si accontenta, fa bene a non accontentarsi, però io non direi che oggi di buono per l'Avezzano c'è stato solo il risultato, c'è stato soprattutto il risultato, ma c'è stata anche la reazione della squadra nel secondo tempo. Assolutamente, vediamo gli episodi da Moviola, poi sentiremo Paris, perché voglio un giudizio anche da Christian. Primo episodio è il calcio di rigore del 2 che poi porta al 2-0 del San Nicolò, fallo di Lombardi su Liguori, siamo al 27esimo, correggimi Paolo, sì, 27esimo del primo tempo. Questa sì. Respinta corta di Lombardi, arriva Liguori, io penso che tra un po' la vedremo anche magari rallentata, poi c'è anche, come vedete, il cartellino giallo per Lombardi, portiere dell'Avezzano. Credo che non ci siano discussioni sotto questo punto di vista, perché Liguori arriva in anticipo, sposta nettamente il pallone, non lo prende mai, e prende le gambe di Liguori. Il portiere prende le gambe. Io penso che non ci sia neppure da non abbastanza solare discussioni. Questo non ti chiedo un no, giudizio, Cristian, perché mi sembra abbastanza netto. Vediamo invece il secondo, che riguarda un tuo vecchio compagno di squadra, ovvero Bagaglini. Calcio di rigore, poi fallito da Cerone, assegnato all'Avezzano. C'è una discesa sulla sinistra di Lombardo, ecco qua, che mette al centro
e il calcio di rigore fischiato dall'arbitro Leonardo Tesi della sezione di Lucca è per il fallo di mano. Ovviamente adesso dobbiamo tornare indietro per vedere se c'è o meno questo fallo di mano da parte di Bagaglini. Vediamo se abbiamo cercato anche di allargare l'immagine. Io dico la verità, non vedo proprio nessun fallo di mano, perdonatemi, ma ha proprio neanche uno. No. Cristian, tu lo vedi? No, il Magni una ce l'ha dietro e una ce l'ha completamente all'altra parte, ce l'ha, quindi. Cioè, a me pare comunque che al massimo il pallone... Però la prospettiva non ci fa vedere bene. Sì, è vero che vabbè, la mano di sinistra è dietro la schiena e quindi non... Ma guarda, no, guarda la mano di destra, cioè la mano di destra è proprio da un'altra parte. Anche la mano destra. Infatti, però... Possiamo rivederla, Maurizio? Andrea, voglio anche un giudizio da te. A me sembra che prenda una zona molto vicina ai genitali. Esatto, io non l'ho detta, di però. Beh, vabbè, ma parliamo italiano, quindi non rischiamo brutte figure. La mano. No, guarda, noi non riusciamo a vedere se prende la mano destra di Bagaglini, che è coperta dopo che la palla sbatte sul corpo dello stesso difensore, ma comunque non è rigore lo stesso. Non è rigore. Non è rigore. Il rigore calciato da Cerone, l'errore di Cerone ripristina un po' di giustizia in questo episodio. Di giustizia. Va bene, ci ascoltiamo il presidente dell'Avezzano Gianni Paris al termine della gara, al microfono di Paolo Renzetti. Presidente, iniziamo dalle condizioni di Tariuk, che è andato in ospedale a Teramo, il ragazzo però sta bene. Sì, ha preso un brutto colpo sul viso, sulla bocca, la lingua è andata dietro, mi diceva il medico sociale durante la partita, e quindi fortuna che la situazione si è poi stabilizzata ed è uscito da quella che poteva essere una situazione critica. Avete dedicato questo pareggio, acciuffato davvero in extremis oggi con un ottimo San Nicolò proprio a Tariuk, un pareggio importante perché la partita era praticamente finita. Beh, abbiamo giocato la peggior partita del campionato e quindi finirla 2-2 significa che questa è una squadra che ha qualità. Un pareggio importante perché dietro le squadre hanno fatto risultato, la Vastese ha vinto a Castelfidardo, però la reazione della squadra oggi, seppur in una domenica non positivissima sul piano del gioco, è forse l'aspetto più importante. Beh sì, io credo che abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo preso un palo, abbiamo avuto le occasioni col contagocce, quando abbiamo accelerato negli ultimi 25 minuti abbiamo realizzato 2 gol. Io oggi insomma, sono piuttosto annebbiato dalla rabbia di aver visto una squadra che non si è espressa, quindi essendo abituati a vedere invece un Avezzano che muove sulle fasce eccetera, e sono un po' arrabbiato con qualcuno, glielo dirò martedì nello spogliatoio. Ha parlato con i ragazzi oggi subito dopo la partita? No, ho preferito non farlo perché è meglio così, perché oggi sarei arrabbiato perché questo pareggio è l'unica nota positiva, no? Ma la prestazione è stata solo da insufficiente. Abbiamo pareggiato semplicemente perché eravamo più forti. Giusto anche però riconoscere i meriti del San Nicolò, che ha giocato un'ottima gara. Sì, ha giocato una gara di contenimento dopo il 2-0, è stata brava, ha interrotto il gioco quando era il momento e quindi ha utilizzato quelle che erano tutte le strategie necessarie per portare a casa almeno un pareggio. Il terzo posto però resta ampiamente un obiettivo dell'Avezzano da raggiungere da qui al termine della stagione. È l'obiettivo dell'Avezzano, il terzo posto, quindi dobbiamo in tutti i modi salvaguardarlo, a cominciare domenica prossima contro la Recanatese. Avremo anche tanta gente perché le prevendite iniziate già da una settimana, ci parlano di oltre 300 tagliandi acquistati, quindi speriamo, ecco, che arrivi un altro risultato utile. Non ci dimentichiamo, questa è una nota importante, 13 giornate del girone di ritorno, 13 risultati utili.
Ok, rientriamo. Mi dispiace, ma il conduttore è di parte. Vabbè. Prima hanno detto che eravamo un emittente pro costa, pro... a noi non siamo pro nessuno, in realtà, siamo pro tutti. Però se il rigore non c'è, non c'è. Buonasera al direttore generale dell'Avezzano, Carlo Iacovitti, che saluto e ringrazio. Buonasera, direttore. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti voi. Ben risentito, l'abbiamo disturbata per insomma avere la conferma anche dalla sua voce delle condizioni di Tariq dopo lo scontro di oggi. Ovviamente immagino che ci siano stati momenti di grandissima apprensione da parte vostra. Per fortuna sta tornando a casa Tariq, vero? Sì, fortunatamente Florin sta rientrando a Roma con il padre, è uscito dall'ospedale dove è stato sottoposto a degli accertamenti, non c'è, ecco, l'attacco ha escluso ogni lesione, sono stati applicati dei punti di sutura in bocca, delle fratture sul tetto nasale, però fortunatamente ce la siamo cavati tutti quanti con un grande spavento. Sinceramente non è stata una scena un po' brutta, e i nostri cacciatori erano ancora un po' sotto shock al rientro, però alla fine tutto è andato per il meglio. Sì, peraltro abbiamo visto il primo che si è accorto probabilmente è stato proprio Bontà del San Nicolò, che si è precipitato verso Tariq. Direttore, avete avuto modo di parlare con il ragazzo? Sì, io Florin lo abbiamo sentito tutti, io l'ho sentito mezz'ora fa, sta benissimo, certo un po' frastornato, però mi ha detto: direttore, io martedì sto a fare allenamento, sono il solito lupo marsicano e quindi sarò a disposizione. Però ecco, è stata sì, si sono accorti tutti quanti di questa situazione. Dos Santos e Ndiaye sono stati i primi che hanno prestato soccorso, poi sono intervenuti il nostro fisioterapista e il dottor Marco Iezzi, che hanno poi hanno fatto diciamo le operazioni dovute. E ecco, io poi sono stato con lui il primo tempo, non l'ho visto per niente perché sono stato proprio con lui in ambulanza, lo vedevo costante. Direttore, è vero che avete dovuto aspettare un'altra ambulanza, perché quella dove era stato messo provvisoriamente Tariq ovviamente non poteva lasciare l'impianto di Pineto, perché altrimenti avrebbe lasciato una partita senza eventuale soccorso, quindi avete dovuto aspettare un'altra ambulanza, vero? Sì, abbiamo aspettato un'altra ambulanza, e quindi però fortunatamente abbiamo visto Florin che era cosciente, e poi diciamo tutti gli operatori sono stati eccezionali perché hanno prestato cure sotto ogni punto di vista, sia dal punto di vista medico che dal punto di vista psicologico. Anzi, io quando lo vedevo un po' così spaesato gli ho detto: Florin, guarda, ha sbagliato il rigore Cerone. Lui, il romano, mi ha detto insomma di mostrarci sua. Quindi sintomo del fatto che si era ripreso perfettamente. Ho capito che si era ripreso, quindi aveva contestualizzato la situazione. Esatto. Quindi poi alla fine è andato in ospedale, ha fatto gli accertamenti, l'abbiamo sentito e adesso sta bene. Domani ovviamente lo risentirò, ma credo che martedì sarà a campo. Non so se farà allenamento, però sicuramente poi riprenderà l'attività normale. Questa è la cosa più importante, insomma, che Florin sta bene. Grazie direttore, davvero, perché insomma questo, abbiamo vissuto dei momenti, ci siamo spaventati davvero questo pomeriggio. Peraltro oggi Paolo ci ha raccontato la partita, ci siamo spaventati tutti, immagino voi prima di tutti. Quindi ovviamente con un abbraccio a Tariq per una pronta guarigione, le auguro una buona serata, direttore. Grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie a Carlo Iacovitti. Insomma, davvero un in bocca al lupo a Florin Tariq. Abbiamo sentito, per fortuna sta bene, e martedì addirittura vuol fare già allenamento. Andrea, prima di andare in pubblicità, ti chiedo se insomma quella del presidente Paris è un pungolo. Peggior Avezzano visto? In parte lo è, però è anche vero che alla fine ha ricordato il dato della serie utile di risultati. Sicuramente lui porta dentro la rabbia di chi ha visto scivolare via punti contro squadre alla portata. Certo,
oggi il punto è un punto assolutamente guadagnato, in altri casi ci sono stati due punti buttati al vento e abbiamo in più di una circostanza evidenziato questo aspetto, però l'Avezzano punta al terzo posto e poi il presidente si aspetta dei playoff importanti perché li vuole vincere, perché è in rampa di lancio per un eventuale ripescaggio, almeno a questo Paris ambisce. Quindi è chiaro che quello che è stato fatto va benissimo, però non basta e lui pretende il massimo fino alla fine perché vuole ottenere anche il salto di categoria. Ora, se sarà possibile o no non lo sappiamo, certo è che lui vuole una squadra sul pezzo sempre e oggi per gran parte della partita non l'è stata. Assolutamente, noi ci fermiamo per la pubblicità. Intanto, a chi ci segnalava, chi ci scriveva, ma non ci sono per i playoff i 10 punti, Christian? No, no, non ci sono, non c'è la regola dei distacchi per i playoff. Dunque, quello che vi abbiamo detto, quegli accoppiamenti che vi abbiamo detto, sono quelli. Ci fermiamo però per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo con tantissima Serie D, tra poco. Eccoci rientrati ancora insieme con l'Abruzzo del pallone, ci trasferiamo all'Aquila per vedere il servizio della vittoria dell'Aquila sul Matelica per 2-1, vediamo. Il Matelica parte bene, ma l'Aquila tira fuori le artiglie e graffia e onora con una vittoria importantissima in chiave playoff la memoria dei 309 morti del terremoto dell'Aquila, ai quali si dedica un minuto di raccoglimento prima della gara. Finisce 2-1 allo stadio Gran Sasso e Italacconcia il big match tra il rossoblù e la capolista Matelica. Dopo soli 2 minuti di gioco è la squadra di mister Tiozzo ad andare in gol. Ma Grassi supera Esposito e mette al centro Pertonelli che solo dinanzi al portiere trafigge Farroni. È 1-0. Pochi minuti dopo è al nono gran botta dalla distanza di D'Apollonia, ma Farroni c'è. Un episodio dubbio al decimo coinvolge Boucher, ma l'arbitro fa proseguire. E al 12esimo l'Aquila è brava a non smarrirsi e Padovani sigla il pareggio dell'1-1. Sieno, uno dei migliori in casacca rossoblù, mette in mezzo e l'attaccante aquilano in scivolata non perdona. Al 27esimo un angolo degli ospiti pericoloso con lo Sicco che mira direttamente in porta, ma il numero 1 di casa è accorto. Al 29esimo è Boldrini in evidenza con un tiro dalla distanza, ma para De Malija. Sono continui capovolgimenti di fronte, Matelica veloce squadra forte, al 32esimo Tonelli per Angelilli, para Farroni e al 37esimo un angolo di Boldrini, torre di Cafiero e sforbiciata di Padovani, ancora lui, ma la sfera finisce tra le braccia dell'estremo ospite. L'Aquila ha poi un'occasione d'oro al 40esimo con De Julis in aria da solo, prova a beffare De Malija con un tiro pallonetto ma finisce alta e al 44esimo è Angelilli che ci prova ma Farroni smanaccia e allontana. Ma l'Aquila operaia è messa in bene in campo da mister Battistini, ci crede, ha tanto cuore questa squadra e solo dopo 25 secondi dall'inizio della ripresa un Boldrini in non perfette condizioni fisiche si rivelerà ancora una volta decisivo. Gli arriva una palla e lui dai 25 metri con una prodezza balistica prima la stoppa di petto, poi senza far cadere il pallone fa un gran destro a giro e la mette dentro, è 2-1. Anche la ripresa è vivace con tante occasioni, soprattutto perché mister Tiozzo azzecca completamente i cambi che ridanno vigore alla sua formazione. Al 12esimo Angelilli fa la barba al palo, al 18esimo Magrassi per Oliveira appena entrato con un tiro di prima sul primo palo, Farroni col piede si salva in angolo. L'Aquila avrebbe pure l'occasione per incrementare il vantaggio, prima al 29esimo con Ibe, Messina perde palla e l'attaccante rossoblù fa tutto bene, arriva solo davanti alla porta, ma il tiro è debole. Pochi minuti dopo, al 33esimo, ancora una volta è l'attaccante di colore ad essere protagonista. A portiere praticamente battuto, tira fuori di un soffio. Nei 5 minuti di recupero, al 47esimo per l'esattezza, Gabbianelli prova ad acciuffare il pari con un tiro, ma Farroni a mano aperta ci mette una pezza e finisce così. Soddisfatto mister Battistini, che però tuona sulla situazione societaria e sull'abbandono di una squadra che invece sta facendo tanto, tantissimo. Mister Tiozzo parla di un Matelica vivo comunque, contro l'Aquila non si poteva pensare di dominare per 90 minuti, visto il potenziale umano della squadra rossoblù, dice in sala stampa. Se non ci fosse stato volontà, sacrificio, attenzione, compattezza, poi anche in virtù delle tante cose abbiamo sbagliato, perché la partita doveva essere seppellita, non chiusa, seppellita a metà del secondo tempo. Però questo non è il momento di sottolineare queste cose, ma di sottolineare quello che stanno facendo questi ragazzi nelle condizioni oggettive in cui sono. Insomma, sarebbe ora che qualcuno ci riattacchi la luce, sarebbe ora che qualcuno ci paghi i stipendi, sarebbe ora che qualcuno si ricordi che questa squadra sta veramente onorando
campionato. Si sono affrontate due grandissime squadre, venire all'Aquila e pensare di dominare per 90 minuti non è possibile. Penso noi abbiamo tenuto bene il campo sotto l'aspetto del possesso, abbiamo fatto forse sul primo gol, siamo stati poco cattivi nell'uno contro uno lì laterale. Abbiamo sfiorato più volte il secondo gol, ma è vero anche che abbiamo sbagliato qualcosina lì davanti che ha fatto partire due o tre ripartenze da parte dell'Aquila, che chiaramente ha delle bocche da fuoco lì davanti per niente male. Complimenti davvero all'Aquila che, e io chiedo anche innanzitutto a Christian, chiedo se è d'accordo con, ovviamente te sei di parte quindi sì, ti auguri di no, però se sei d'accordo con il fatto che se l'Aquila c'entra i playoff per la situazione anche mentale che ha vissuto tutto l'anno comincia a diventare davvero la favorita, perché quando tu rimonti una squadra come il Matelli che si sta giocando il campionato, fai una striscia di risultati, vinci contro chiunque e con questa situazione diventi veramente forse la favorita numero uno, proprio perché sei un underdog, sì, una sorpresa all'inizio, ma poi neppure tanto, sei d'accordo? Sì, diciamo che era quasi impossibile con la situazione dell'Aquila centrare i playoff, però ci stanno riuscendo, gli elementi ce l'hanno per la categoria, quindi complimenti a loro. Senti, hai visto i gol di Padovani, ma soprattutto sì, quello fantastico di Boldrini? Sì, sì, sì. Beh, tutti e due bei gol. Paolo, a te chiedo a questo punto l'Aquila dove può arrivare, perché è vero che Battistini continua a dire è ora che qualcuno ci riattacchi la luce, però a questo punto questa è una squadra che sembra trarre forza proprio dalle difficoltà, cioè mentre per settimane noi abbiamo detto è una squadra che fa risultato nonostante le difficoltà, adesso possiamo cominciare a dire che trae proprio forza dalle difficoltà. Sì, perché evidentemente proprio le difficoltà, proprio questa situazione incredibile che la squadra sta vivendo ormai da diverso tempo, sta rappresentando inconsciamente anche la forza di questi ragazzi. Io quest'anno ho visto una sola volta l'Aquila, però da osservatore esterno devo dire che insomma questa squadra meriterebbe davvero un grande risultato sportivo, perché giocare in queste condizioni non è assolutamente facile. Non mi permetto di entrare nel merito della situazione dell'Aquila perché non la conosco, però giocare così, battersi ogni domenica in questo modo, anche come è accaduto oggi con la squadra che fino a qualche settimana fa stava letteralmente o quasi dominando il campionato, credo che insomma ci sia poco da aggiungere, non ci siano aggettivi per l'Aquila. Ed è chiaro che questa squadra sgombra mentalmente, almeno nei 90 minuti, perché sicuramente nessuno va a chiedere all'Aquila chissà cosa, e può rappresentare proprio la forza in più per la squadra di Battistini. Paolo, te l'hai seguito, tu hai seguito anni fa una situazione analoga, ovviamente non magari con dei risvolti un po' diversi, però molto simile a Pescara. Mancavano gli stipendi, di società neanche l'ombra, eppure quella era una squadra che faceva risultato. Beh sì, perché poi nelle difficoltà si fa ancora più gruppo, si diventa una cosa sola, e mi ricordo che quel Pescara, nonostante le grandissime difficoltà, poi quando scendeva in campo riusciva spesso a fare risultato e riusciva anche a trascinare i tifosi, proprio perché la gente vedeva che nonostante le difficoltà i giocatori davano il 110%. Ecco, quello che probabilmente, ripeto, da osservatore esterno guardando anche le immagini, quello che manca invece oggi all'Aquila credo che sia un po' più di pubblico, un po' più di tifosi. Io credo che questa squadra meriti di giocare a Lito Acconcia, Gran Sasso d'Italia, con una cornice di pubblico diversa. Guardando le immagini, ripeto, non ho mai seguito l'Aquila, tranne in un'occasione, credo proprio con la Vastese, vedere gli spalti, anche la curva dei tifosi dell'Aquila semivuota, fa un po' dispiacere, perché questa squadra meriterebbe una presenza di tifosi diversi. Assolutamente, peraltro da Pescara hanno scritto dateci Boldrini, vi diamo Mancuso e Pettinari. Però a proposito di attaccanti, Christian, mentre vedevamo il servizio, ancora una volta sei rimasto sorpreso, non so fino a che punto, a questo punto, da Magrassi, che è un attaccante veramente che da come lo descrivi sembra aver tirato qualche grattacapo. Sì, sì, sì.
Ha voglia. Fortissimo. È forte? Sì, ha voglia. Ma secondo te a questo punto il Matelica se l'è complicato da solo il campionato? Ce la fa? Sì, alla fine sì. Perché cioè, perdere una partita così, a parte che non è da Matelica, ma poi butti un campionato con una semplice partita, che adesso si è riaperto tutto quanto il campionato. Certo, assolutamente. Andrea, posso dire una cosa? Che, sì. Però al Matelica sta andando anche bene, perché il Matelica ha avuto talmente tante battute d'arresto che la Vis Pesaro quasi mai ne ha approfittato. Lo ha fatto la scorsa settimana. Però la settimana precedente c'era stata la vittoria di entrambe, Matelica e Vis Pesaro. Nelle due partite precedenti ancora, quando il Matelica aveva fatto un punto in due gare, anche la Vis aveva fatto un punto in due gare. Quindi si è andata avanti con 4 punti di distanza per diverse domeniche. La scorsa partita rosicchiati 2 punti e oggi la Vis Pesaro, vincendo l'Agnone, andava in testa e invece si trova ancora dietro. Potrebbero mordersi le mani a Pesaro, però se vediamo le prossime partite del campionato, ecco, il Matelica riceve il Campobasso domenica. Il Campobasso in questo momento non ce ne vogliano in Molise, ma sembra un po' una vittima sacrificale, mentre la Vis Pesaro riceve il Fabriano Cerreto. Qui saranno 3 punti e 3 punti. La partita successiva ancora, la Vis Pesaro giocherà a Francavilla e sarà una partita molto dura per la Vis Pesaro. Il Matelica giocherà a Recanati contro una Recanatese che il grosso sembra averlo fatto, oggi addirittura è franata contro il San Marino. Quindi forse la Vis Pesaro ha fallito il momento migliore per fare il sorpasso, però campionato aperto. Assolutamente, peraltro ci scrivono, Andrea, che l'Aquila comunque non potrebbe essere ripescata anche vincendo i playoff. Sì, guarda, questo è un aspetto da verificare ulteriormente. Certo che l'Aquila è stata interessata da situazioni all'epoca del campionato di Serie C con Tesserati, Ercole Di Nicola all'epoca, che sono stati ritenuti responsabili di illecito, responsabilità oggettiva e quant'altro. Quindi probabilmente tutto questo impedisce alla sodalizio aquilano di concorrere nella graduatoria per i ripescaggi, perché poi lo sappiamo, bisogna fare il risultato nei playoff, ma poi chi vince è inserito all'interno di una graduatoria dove ci sono vari punteggi che definiscono una classifica di ripescaggio. Però all'Aquila mancherebbe un requisito per far parte del ripescaggio, un prerequisito, cioè non essere coinvolta in vicende che riguardassero, ad esempio in questo caso, l'illecito, cosa cui è legata l'Aquila per le vicende di Ercole Di Nicola. Assolutamente. Intanto tra poco vedremo, anzi probabilmente è pronto, il servizio di Castelfidardo Vastese. Ok, anche perché, caro Christian, poi ci devi spiegare che cosa è successo alla Vastese del 2018. Sì. Però intanto la bella vittoria di questo pomeriggio. Castelfidardo Vastese finisce 1-2, il servizio di Roberta Di Sante. Seconda vittoria consecutiva per la Vastese, che batte in rimonta il Castelfidardo al Mancini, rosicchia punti all'Avezzano, frenato dal San Nicolò e consolida la terza piazza nella griglia playoff. Gianluca Colavitto conferma per 10 undicesimi la formazione che ha battuto il Fabriano Cerreto prima della sosta, con l'unica variante nel consueto 4-3-3 di Bittai in campo dal primo minuto in luogo di Tedesco. Stesso scacchiere tattico per Vagnoni, che lascia in panchina Pedalino e Mantini, in campo Calabrese e Dercole, mentre in difesa Massa prende il posto dello squalificato Ghiani. Avvio di partita subito concitato, al terzo Montagnoli va in gol, ma il direttore di gara Cecchin aveva già fermato il gioco per la posizione di offside. Passano 5 minuti dalla parte opposta, sugli sviluppi del corner battuto da Fiore, Lonetti va in rete, ma l'arbitro annulla ravvisando una scorrettezza in area. La partita è equilibrata, al 13° Calabrese pesca Montagnoli sul secondo palo, ma l'attaccante perde l'attimo. Al 19° invece la Vastese a sciupare un buon traversone sul quale né De Feo né Bittaie riescono ad arrivare.
Al 21esimo invece l'esterno è bravo a procurarsi un calcio di punizione che Pizzutelli trasforma calciando direttamente in porta, ma anche in questo caso la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco di Fiore, considerata influente dal direttore di gara. Seconda rete annullata agli aragonesi in 20 minuti è regola non scritta del calcio, implacabile. Al 36esimo il Castelfidardo si porta in vantaggio. Calabrese viene agganciato in area e l'arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri Montagnoli spiazza Camerlengo e firma il decimo sigillo stagionale. La Vastese prova a reagire allo svantaggio al 41esimo con questa conclusione di Leonetti, ma la posizione è defilata. Attimi concitati nel finale di primo tempo quando Pizzutelli resta a terra dopo uno scontro di gioco con Borgese ed è costretto ad uscire in barella. Il gioco riprende con la Vastese in 10, ma il parziale non cambierà fino alla fine del primo tempo. In avvio di ripresa, Colavitto inserisce Cherillo e arretra Bittaie sulla linea dei centrocampisti, ma la prima occasione al quarto d'ora è per i fidardensi con la conclusione a giro di Calabrese parata da Camerlengo. Al 17esimo Colavitto richiama Bittaie per Tedesco, mossa che si rivelerà azzeccata. L'attaccante tocca il suo primo pallone e si procura il calcio di punizione che Fiore pennella alla perfezione con un sinistro a giro capolavoro che vale l'1-1. La contromossa di Vagnoni, gettare nella mischia anche Pedalino, ma è ancora la Vastese a sfiorare il sorpasso al 25esimo, quando Giovagnoli in anticipo è provvidenziale su Tedesco. Poi la sfera arriva a Leonetti, ma la conclusione è debole. Il momento è favorevole alla formazione aragonese che al 37esimo effettua il sorpasso, quando Leonetti, lasciato colpevolmente libero di impattare di testa dalla difesa marchigiana immobile, firma l'1-2. Nel finale è forcing bianco-verde, ci provano prima Montagnoli, poi Borgese, ma il risultato non cambierà più e dopo 5 minuti di recupero può partire la festa biancorossa. 3 punti pesantissimi e una vittoria che vale oro in chiave playoff. Tanta amarezza e bocche cucite in casa Castelfidardo che proclama il silenzio stampa. Direttore Micciola, una vittoria in rimonta, la seconda consecutiva di questa Vastese che non vuole mollare questa piazza playoff. No, noi ci crediamo, oggi abbiamo fatto una grande vittoria contro una buonissima squadra che ha fatto il suo campionato, ha fatto sempre bene il Castelfidardo, quindi per noi è una vittoria importantissima. All'inizio si era messa un po' male la partita proprio perché il Castelfidardo era partito con l'approccio giusto, poi la solita punizione capolavoro di Fiore ha riportato il risultato in parità e ha sbloccato un po' la situazione. Sì, siamo partiti che il Castelfidardo veniva da 3 sconfitte consecutive, quindi è sempre un campo difficile qui. E siamo stati bravi noi a crederci fino alla fine, volevamo questa vittoria, alla fine è arrivata. Un grazie ai ragazzi, allo staff, all'impegno che ci hanno messo, per noi è una vittoria fondamentale per il cammino per i playoff. Pizzutelli è stato costretto ad uscire dal campo in barella, ci sono delle novità, condizioni? Pizzutelli ha preso una botta in un contrasto e adesso valutiamo con il medico, con il fisioterapista. Speriamo che è solo una botta. Mi auguro che domenica abbiamo il derby col Francavilla e mi auguro di vedere un pubblico ancora più persone allo stadio, perché per noi è una partita fondamentale e il pubblico a noi ci deve dare una grande mano come ce l'ha sempre data, quindi mi auguro che all'Aragona ci sarà tanto pubblico domenica. Queste le parole del direttore sportivo della Vastese Micciola, vittoria importante, peraltro in previsione si andava già alla prossima settimana, avrete il derby all'Aragona contro il Francavilla. Dicevamo Cristian, diceva anche il vostro direttore, Castelfidardo che arrivava da 3 sconfitte ed è chiaro che si va su un campo. Io non so, ci sono stato un po' di tempo fa, com'è il fondo di gioco di Castelfidardo che non sembra un granché? No, diciamo che non, come hai detto tu, non era un granché, però diciamo che la palla si poteva giocare, infatti ha favorito i nostri gol che alla fine sono venuti da triangolazioni come si è potuto vedere, oppure dal gol di Nicola che da una triangolazione è scattata una punizione che l'ha buttata dentro. Senti, oggi quando è andato in gol il Castelfidardo con Montagnoli avete pensato ecco qua, un altro pomeriggio storto del 2018? Sì, quello, c'è stata quell'angoscia lì di dire oddio, mo come possiamo fare, però alla fine l'abbiamo voluta tutti quanti la vittoria, quindi è venuto il risultato, abbiamo fatto una grande prova.
Micciola diceva: mi auguro che torni tanta gente all'Aragona domenica prossima, non solo perché è uno scontro tra abruzzesi, ma probabilmente per dare una spinta ad una squadra molto giovane, ma perché tu che sei vastese sei un po' affievolito l'entusiasmo che c'era all'inizio campionato. Sì, diciamo che le sconfitte che abbiamo fatto, oppure i pochi risultati utili che abbiamo fatto, anche consecutivi, diciamo che hanno tolto quell'entusiasmo che c'era nel girone d'andata. Però speriamo che con questa vittoria e le vittorie precedenti, diciamo, che l'Aragona si riempia. Jacopo, oggi sì. Uomo assist. Oggi uomo assist. Assist per il gol di Leonetti. Tu sì. Sei un classe 99, giovanissimo. Peraltro, poi ti chiederò anche qualcosa sul reparto arretrato, perché molte volte si è parlato di questo reparto arretrato che poi è stato un po' rivoluzionato, gioco forza, non per colpa di nessuno, e che probabilmente ha un po' incrinato qualche equilibrio, forse magari ce lo direi tu, però prima l'angolo Moviola, poi Cristian torniamo da te, sì. Perché sono stati 3 gol annullati in 20 minuti, sì. Oggi pomeriggio al Mancini Castelfidardo, parte il Castelfidardo con un gol annullato, a Montagnoli, siamo al terzo del primo tempo, c'è questo pallone in verticale, e Montagnoli viene pescato in fuorigioco. Il servizio, ecco qua, a me mi sembra, sì, che il fuorigioco è abbastanza netto, a meno che non ci fosse qualcosa, ma non credo. Salita, diciamo, bene, il passaggio era di Calabrese per Montagnoli. Io credo che la posizione di fuori gioco ci sia, vero Paolo? Sì, sembra anche di più di qualche metro. Assolutamente. Si erano già fermati, tra l'altro, i giocatori anche della Vastese che erano al centro dell'area, perché avevano già visto l'assistente con la bandierina alzata, quindi direi annullamento che non fa che una ci piega. Sta. Dopo 5 minuti il primo gol annullato alla Vastese, gol annullato se non erro a Leonetti dopo questo batte e ribatti sugli sviluppi di un corner. Cosa ha fischiato Cristian? Fallo in attacco? Non te lo so spiegare. Cioè, una situazione così, un rimpallo, tira in porta, probabilmente, fa gol, fischia, cioè. Probabilmente c'è Amelio in area di rigore, forse lo possiamo rivedere, che poi è il giocatore che protesta, lo vedete quel contrasto, dove arriva il pallone adesso, probabilmente c'è questa strattonata che l'arbitro vede, e infatti poi vedi che magari Amelio è lui che protesta, perché magari si rende conto di aver fatto fallo, perché c'è questo tiro di ribattuto, e questo probabilmente credo che sia. Andiamo un po' avanti perché poi c'è questo contatto tra Amelio e un giocatore del Castelfidardo che cade proprio, sì, nel momento in cui tira Leonetti, quindi credo che sia stato può essere solo questo il fallo di Amelio. Palo in attacco. Al 21esimo del primo tempo, secondo gol annullato alla Vastese. Questa volta c'è il calcio di punizione di Pizzutelli, che De Feo si fa passare sotto le gambe. Ci fermiamo qui, dove ovviamente tocca il pallone Pizzutelli, momento della battuta, ecco qui. E dovrebbe, il gol è annullato per fuorigioco, eh? Vi chiedo, Paolo, tu che secondo te? Beh, secondo me ci può stare. C'è un fuorigioco non evidentissimo, però se vediamo anche la linea dell'area piccola rispetto ai giocatori della Vastese e del Castelfidardo, credo che la posizione sia regolare. Secondo me non è fuorigioco. Non è fuorigioco perché il giocatore della Vastese che va incontro al pallone è tenuto in gioco dall'ultimo giocatore del Castelfidardo. Sì. È vero, sì. Così sicuro che li tenga in gioco tutti e due? Sì, no, il secondo non conta, conta solo chi va verso il pallone e fa il velo. È lui l'unico attivo, l'altro è in posizione assolutamente passiva, non ostacola lo sguardo del portiere. Chi, adesso non so chi sia, se De Feo o chi altri, che fa questo velo, parte a mio avviso in posizione regolare, perché c'è l'ultimo giocatore del Castelfidardo che lo tiene in gioco. Guarda, io mi devo avvicinare, perdonatemi, perché sì, l'ultimo a destra. Un frame indietro. Mm. Eh no, però questo è il frame giusto, Andrea. Questo. Ok. Questo qua. Però, insomma, a me sembra che sia in posizione regolare. È al limite, è abbastanza al limite. Vabbè. Ok. Per fortuna poi la partita la Vastese l'ha portata a casa, meno male. Sì. Senti, Cristian, ci spieghi che cosa è successo nel reparto arretrato? Perché prima abbiamo fatto vedere Bagaglini a San Nicolò, che è stato uno degli addii del mercato, sì, di dicembre.
Molti hanno detto, è andato via Bagaglini, si sono un po' rimescolate le carte ieri, ma è vera questa cosa? Sì, diciamo di sì, però neanche tanto, perché alla fine se n'è andato Bagaglini sono venuti altri due elementi che comunque per la categoria ci possono stare benissimamente, però c'è stato questo periodo un po' di... Diciamo, tra l'altro anche l'infortunio a Biscardi. A Biscardi, sì, a Anthony, quindi c'è stato un periodo di stabilità del reparto difensivo che... Giustamente, il reparto difensivo se non contribuisce alla vittoria della squadra non vengono i risultati. Certo, la vittoria di oggi come l'ha presa il mister? È contento? Sì, voglio, contentissimo. Domenica a Basto, ci sarà tantissima gente perché tutti crediamo nei playoff. Sai perfettamente che molti avevano cominciato nelle scorse settimane, caro Cristian, a dubitare del fatto che dicevano, a Basso funziona sempre così, si parte sempre forte e poi a un certo punto, tanto ci scrive un gol regolare, poi a un certo punto si molla. No, ma non è così, perché alla fine siamo una squadra tutti giovanissimi, quindi vogliamo tutti quanti arrivare in alto, quindi cioè, non mi sembra un'opinione giusta, perché fare i playoff contribuisce a noi magari in un salto di categoria e soprattutto alla squadra a Basto, come una piazza come Basto. Poi ti facciamo vedere anche il Francavilla, perché ovviamente sarà il nostro prossimo avversario, ma ci dobbiamo fermare. Intanto è iniziata Albino Leffe Feraltisalò, ovviamente 0-0, ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, ben ritrovati, dobbiamo correre perché sono ancora tanti servizi a vedere. Partiamo dal nuovo Romagnoli di Campobasso, dove vince il Pineto 2-1 il servizio. Il Campobasso sprofonda sotto i colpi del Pineto, che si afferma 2-1 nel capoluogo. Dopo un discreto primo tempo i rossoblù spariscono dal campo e concedono tante palle gol agli avversari che meritano di vincere. Per il Campobasso è la quinta sconfitta consecutiva, debutta come classe 99 il campobassano Palange, per il quale compare una dedica in curva nord, mentre alcuni tifosi della Scorrano espongono uno striscione dedicato ai diffidati. Si gioca di fronte a pochi spettatori, circa 300. A Selvapiana c'è poco da registrare all'inizio, a parte un piacevole tepore primaverile. Attacco ospite al 20° quando la percussione di Gragnoli è stoppata da Del Prete in area di rigore, ma con maniere corrette, a dire del barese Capriuolo. Un minuto più tardi Campobasso in vantaggio, punizione di Ribeiro e Gomez ad anticipare di testa Giacchetta, che esce a dir poco male. Rossoblù in vantaggio, esultanza sentita da parte di tutta la squadra di casa e del pubblico presente. Reazione immediata degli ospiti. Al 28° grossa palla gol, taglio interessante di Della Quercia, incrocia alla perfezione Tomassini che fa tremare la traversa. L'azione non si ferma, c'è in area Esposito che viene ostacolato da Gerardi. A dire dell'arbitro si è trattato di simulazione del giocatore pescarese. La partita si scuote ed è anche divertente. Al 29° cross di Balistreri, questione di pochi centimetri, l'impatto di Ribeiro con il pallone. Lupi Vivi piace l'asse Salim Ribeiro Balistreri, che si rinnova al 39° quando il primo batte il corner. Il secondo effettua una rovesciata fuori misura ma apprezzabile. Replica abruzzese al 41° scorribanda, sulla sinistra esce Landi, va poi a botta sicura Gragnoli a proteggere i pali rossoblù. Si trova in quel momento Capozzi, che è a dir poco provvidenziale. Un minuto deve passare per il corner di Ribeiro e lo stacco di Del Duca, su cui si supera Giacchetta. Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero. Dopo 5 della ripresa, episodio da rivedere, con Marianeschi che in prima istanza prova il tiro che è ribattuto, a seguire opta per un assist a Gragnoli che segna il pareggio. Gol annullato per fuorigioco molto contestato dagli abruzzesi. Al 7° punizione dal limite esatto di Del Duca, che calcia sulla traiettoria. C'è la testa di Balistreri che alza di poco sopra la traversa. Nel Pineto dentro Farias e Ciarcelluti al posto di Gragnoli ed Esposito. Ospiti sul pareggio all'11°. Taglio molto profondo di Zane con la palla che buca la difesa di casa ed è raccolta da Pezzotti, che mette in mezzo per l'arrivo indistinto
disturbato di Pomante. È 1-1, tutto da rifare per il Campobasso. Fase di gara favorevole al Pineto, che va vicino al vantaggio al 18esimo con un colpo di testa della corrente Ciarcelluti sul primo palo. Palla a lato. Dal 21esimo Foglia Manzillo decide due cambi. In campo Esposito, Lauri e Varsi al posto di Gerardi e Marzano. Sono sempre gli azzurri ad apparire più in palla. Al 26esimo angolo di Marianeschi interviene Farias, che ha il difetto di non inquadrare la porta da pochi passi. Il Campobasso ha la grande pecca di arretrare moltissimo, mentre gli ospiti vogliono la vittoria a tutti i costi. Al 32esimo nessuno ferma Farias, il suo tiro non è parato da Landi, segna Di Renzo, ma tutto non vale per fuorigioco del numero 30 ospite. Entra anche Fagnani, altro lupetto rossoblu della Juniores, al posto di Palange. Incredibile, al 43esimo angolo di Pezzotti, testa del solitario Mariani, la palla incoccia il palo. Sfortunata la squadra di Amaolo. Al 90esimo incredibile quello che accade, punizione di Pezzotti, cade Varsi in area, la palla giunge a Mariani, che effettua un assist messo in rete da Capozzi, il quale voleva anticipare Tomassini. Pineto incredibilmente in vantaggio, ma al gol ci ha pensato di fatto il Campobasso. Tensione altissima al triplice fischio del direttore di gara. I giocatori di casa si buttano a terra disperati, qualcuno è in lacrime, il pubblico fischia sonoramente e contesta il presidente Leone anche fuori dai cancelli dello stadio. La situazione rimane molto critica e delicata. Leone in una conferenza stampa annuncia a fine gara che la proprietà lascerà il Campobasso al termine della stagione. Anche i tifosi rossoblu chiedono un confronto agli stessi giocatori, che avviene più di un'ora dopo la fine della partita. Atmosfera elettrica, come avete visto, a Campobasso, ma quello che ci interessa, insomma, è la vittoria del Pineto, che è complice anche il recupero settimanale con il Fabriano. Sta facendo davvero un cammino spaventoso in queste ultime giornate di campionato. Vediamo l'unico episodio che poi in realtà non ha spostato molto nell'ambito della partita, perché poi il Pineto la gara l'ha portata effettivamente a casa, però è il gol annullato proprio al Pineto a Gragnoli. C'è questa incursione di Marianeschi in zona centrale, il tiro, e qui ci dobbiamo fermare, vediamo un po', andiamo avanti, ok, poi riprende il pallone, il suggerimento qui per me non è fuori gioco. No, sto pure dietro, sto. Vero Cristian? Sì. Andrea, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, ma l'assistente non è allineato all'ultimo difensore, all'attaccante, quindi percepisce male e forse anche un po' impallato dall'altro giocatore del Pineto. Paolo? Sì, non sembra esserci fuori gioco. Per fortuna non ha inciso tantissimo, perché poi il Pineto la gara l'ha vinta comunque, e meno male, con anche quella deviazione al 90esimo che ha regalato la vittoria alla formazione di Amaolo, che vediamo in classifica a questo punto, dopo che, Andrea, per un attimo avevamo pensato che la strada per i playoff per il Pineto fosse oramai andata, e invece è a un punto. E tu pensa che il Pineto ha perso quella gara interna con i Nerostellati, anche se la stessa cosa potrebbe dirla il San Marino. Hanno buttato al vento 3 punti e non ce ne vogliono da Pratola, hanno buttato al vento 3 punti, potevano essere dentro la zona playoff. Comunque il San Marino è a pari merito con l'Aquila, soprattutto il Pineto dopo quella sconfitta, 10 punti sui 12 disponibili, e il Pineto è lì, sta arrivando di gran carriera. Domenica il Castelfidardo, che invece è abbastanza in crisi, quindi l'ascesa del Pineto può proseguire, e penso che anche quelle polemiche, quelle turbolenze, come è successo nel girone d'andata, abbiano cementato il gruppo, che ora crede fortemente a quello che è l'obiettivo dichiarato dal presidente Brocco, ovvero i playoff. Tutti vogliono i playoff, l'Aquila li vuole fare, la Vastese, San Marino, Pineto, sì. Quindi insomma sarà una bella lotta. Ma chi è che non li vuole fare? Eh? Chi è che non li vuole fare? Certo, ma vedo che ci credono tutte, San Giustese, il Francavilla, che oggi si è rilanciato, 4 partite da giocare, davvero ne vedremo delle belle. Assolutamente. È iniziata Milan Sassuolo, l'Albino Leffa in vantaggio 1-0 nello scontro tutto lombardo con la Feralpi.
Francavilla Jesina adesso, così vedrete i vostri prossimi avversari con cui c'è un gemellaggio, caro Cristian, sì, immagino tu dall'Assese conosci perfettamente, infatti prima ci scrivevano il prossimo weekend riempiremo lo stadio, magari ci aspettiamo una bella gara. Intanto Francavilla batte Jesina 1-0, il servizio di Stefano Recanati, vediamo. Al Valle Anzuca di Francavilla per la 30ª giornata di Serie D va in scena la sfida che pone obiettivi diversi tra la formazione di casa e la Jesina. I giallorossi cercano la vittoria per salire sull'ultimo treno possibile che potrebbe significare playoff. D'altro canto i biancorossi marchigiani cercano punti importanti per tirarsi fuori dalla zona playout. Iervese presenta la formazione tipo con Di Cecco che torna al centro della difesa dopo la squalifica che gli aveva fatto saltare la gara di Matelica. In attacco Palumbo a rifinire per Banegas e Fofanà. Nelle ultime ore si ferma per un ematoma al polpaccio il bulgaro Aleksić. Di Donato con il solito 4-1-4-1 affida il gioco in mezzo al campo al capitano Carotti, in attacco l'unica punta Trudo. Fischia il signor Baronti di Pistoia. La prima occasione della gara è per la squadra del presidente Candeloro. Punizione al secondo minuto, dalla sinistra calcia Palumbo. Sulla traiettoria Trudo respinge di testa con la sfera che vaga pericolosamente davanti la porta di Tavoni, ma la difesa ospite riesce a spazzare. Al sesto risponde la Jesina. Trudo approfitta di uno svarione difensivo di Di Cecco e si invola solitario verso la porta, ma è bravo Forgione a non farsi saltare e sventare. Nell'occasione protesta di tutta la squadra marchigiana per un possibile intervento falloso su Trudo del portiere di casa. Il Francavilla sembra contratta in questi primi minuti di gioco, così la Jesina ci prova ancora con Trudo, ma il suo diagonale è largo. Al 17esimo si fa vedere di nuovo il Villa, ancora su punizione con Palumbo, il suo destro però è deviato in angolo da Tavoni. Continua il momento buono del Francavilla che al 20esimo ha l'occasione per passare in vantaggio. E bravo Palumbo a trovare Banegas al centro dell'area, ma il tiro del giocatore argentino è deviato in angolo da un intervento alla disperata del capitano Carotti. Tegola al 25esimo per Mister Iervese, che perde ancora una volta per infortunio l'ex lanciano Fofanà, da valutare nei prossimi giorni l'entità del problema al suo posto Paravati. Il Villa non si perde d'animo e si proietta ancora in avanti alla ricerca del gol. Al 32esimo, ancora Palumbo, il più attivo dei suoi, ci prova dalla distanza, ma il suo tiro non impensierisce Tavoni. Il classe 2000 Paravati entra bene in campo e al 39esimo è lui a deviare di testa una punizione di Palumbo, ma la sfera arriva debole tra le braccia di Tavoni. Al 42esimo torna a farsi vedere la Jesina, contropiede sulla destra di Cameruccio, ma al suo cross arriva in ritardo il numero 11 Parasecoli. Nel primo dei due minuti di recupero della prima frazione di gioco è ancora il Francavilla a sfiorare la rete, ancora con Palumbo, ma la sua conclusione è ancora imprecisa. Il secondo tempo riparte con il Villa tutto proteso in avanti. Al terzo minuto, dalla sinistra traversione di Baba, raccoglie in aria Paravati, ma il suo colpo di testa finisce fuori. Due minuti più tardi e Baba a mettere fuori in precario equilibrio sul cross di Fiore. Al 13esimo sfiora ancora il gol Francavilla. Ottimo il cross di Banegas per Paravati, il suo sinistro a volo e respinto con un ottimo intervento in tuffo da Tavoni. La squadra di Candeloro preme e dal 21esimo arriva al gol. È splendida la punizione battuta da Palumbo che di destro disegna una parabola imprendibile per il più bravo Tavoni con la sfera che finisce in fondo alla rete per l'1-0. Alla mezz'ora esatta si rivede la Jesina con Gremizzi, ma la sua punizione si spegne alta sulla traversa. Il Francavilla si rilassa un po' e la Jesina continua a premere sull'acceleratore alla ricerca del gol del pareggio. E dal 34esimo è Cameruccio che ci prova, ma il suo tiro a giro è lontano dai pali difese da Fargione. Nel recupero la squadra di Di Donato rimane in 10 uomini per l'espulsione di Giorni per doppia ammonizione su fallo commesso su Procida. Sulla seguente punizione Palumbo sfiora l'incrocio dei pali con un tiro a giro. Dopo 6 minuti di recupero finisce la partita con una vittoria importante per il giallorossi di Iervese che tornano a vincere tra le mura amiche e mantengono accese le speranze di agganciare i playoff. Notte fonda per la Jesina che esce tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi. Abbiamo fatto, devo dire, un'ottima partita, credo che l'abbiamo dominata dal primo minuto, abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol, però abbiamo fatto un solo gol, facciamo ancora un po' fatica. L'importante era la vittoria perché volevamo assolutamente vincere in casa e cercare di rimanere attaccati alla griglia dei playoff. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché veramente ogni domenica danno l'anima sul campo, giocando veramente bene, secondo me anche oggi hanno fatto una grande prestazione. Domenica abbiamo la Vastese e la andiamo a affrontare come abbiamo fatto tutte le altre partite, sono convinto che faremo un ottimo risultato. E su Fargione sappiamo il valore del ragazzino, diventa importante per un portiere quando prendi un tiro e devi fare la parata. Anche lì è stata una nostra indecisione, un pochettino potevamo gestire meglio, però io devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché, come dicevi tu prima,
per quello che è successo al Francavilla quest'anno, penso che difficilmente molte altre squadre riuscivano a rimanere lì, attaccati ancora a cercare di lottare per i playoff, perché non è che abbiamo avuto un infortunio, abbiamo avuto veramente diversi infortuni dall'inizio, ma poi infortuni veramente stranissimi. Ma sappiamo di affrontare una squadra forte, una squadra che ambisce ad andare ai playoff. Noi abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo delle difficoltà, avevamo avuto l'occasione per andare in vantaggio. La differenza è stata quella che loro sulla punizione l'hanno buttata dentro e noi il primo tempo l'occasione non abbiamo buttata. Noi sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine, se arriverà salvezza diretta la raggiungeremo all'ultimo minuto dell'ultima giornata, questo lo sappiamo che è il nostro campionato, altrimenti ci andiamo a giocare play-out. Però noi ci crediamo, abbiamo ancora 4 partite da giocare, domenica abbiamo lo scontro diretto con l'Agnonese e dobbiamo vincere. Perfetto, questo è il servizio e le interviste di Francavilla Jesina. Vediamo, c'è un episodio da Moviola che insomma è l'unico della partita a protestare, è la Jesina, ma poi vedremo se ha tutti i diritti di protestare effettivamente la Jesina. È al sesto del primo tempo, dunque siamo davvero in apertura di gara, la vediamo, perché c'è Trudo che ruba palla a Di Cecco in un'azione di ripartenza e si invola verso l'area di rigore. Ecco qua, Di Cecco gira e va verso Fargione. Allora, no, dobbiamo vedere prima, perdonami Maurizio, l'altra clip che fa parte della stessa azione, perché la Jesina protesta per un calcio di rigore non dato, perché poi Trudo si invola verso Fargione e vorrebbe il calcio di rigore. Ecco qua, l'arbitro è Marco Baronti di Pistoia. Innanzitutto, questo rigore per i nostri ospiti c'è o non c'è? Paolo? È un rigore che potrebbe anche starci, perché il portiere Francavilla esce e prende palla e gambe del giocatore del Francavilla, mi sembra più della Jesina, mi sembra che prenda più gambe del giocatore che palla, quindi un rigore secondo me che potrebbe anche starci, poteva starci. Ma il peccato originale starebbe nel controllo di Trudo, che quando va a rubare il pallone a Di Cecco potrebbe toccare la sfera con la mano e quindi rendendo tutto vacuo. E forse la tocca con la mano. Comunque ci segnala il nostro Stefano Recanati che Di Donato non si è lamentato poi di questa decisione arbitrale. La rivediamo magari frame by frame, Maurizio. Ecco qua, quando c'è il tocco probabile di Trudo con la mano, vediamo se riusciamo a... è possibile capire, però insomma va bene, comunque poi non è stato dato il calcio di rigore, Di Donato non si è lamentato. Cristian, sarà una partita la prossima, intanto hai visto il Francavilla che oggi ha vinto con una punizione di Palumbo, perché la settimana prossima all'Aragona ci sarà sfida tra due specialisti dei calci di punizione, perché il Francavilla vince con questo gol di Palumbo, che lo vediamo, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, eccolo qua, davvero molto molto bello, e voi oggi avete vinto con un calcio di punizione, non solo con il suo, con un calcio di punizione di un altro specialista, ovvero Nicola Fiore. Io adesso all'intenditore Andrea Costantini mi verrebbe da fargli fare o mi verrebbe da chiedergli quale gli piace di più, chi gli piace di più tra... Ok, te lo facciamo rivedere Andrea, i due calci di punizione. Ho visto il gol della Vastese, non ho visto il gol di Palumbo. Di Palumbo, lo vediamo? Però devo dire che quello di Fiore è davvero un gol meraviglioso, perché mette la palla nell'unico posto dove si poteva mettere. Questo è un gran gol, in parte il portiere è sorpreso perché Palumbo calcia sul suo palo. Quello di Fiore è davvero un gol capolavoro, quindi tra i due scelgo Fiore. Assolutamente. Cristian, che partita sarà domenica prossima? Una partita di fuoco. Di fuoco? Sì.
Loro devono arrivare ai playoff e noi ci dobbiamo rimanere agganciati al terzo posto che è all'Avezzano. Andrebbe anche non perdere, oppure la Vastese? No, noi puntiamo sempre 3 punti, dopo se viene il pareggio meglio così, però l'importante, come hai detto tu, è non perdere. Certo. Ci andiamo a vedere il servizio della sconfitta del Nero Stellati Pratola, 1-3 contro la San Giustese, vediamo. Nero Stellati al Barbati per onorare la 30ª stagionale, la San Giustese di Senigallesi a giocarsi 3 punti in palio. Si scende in campo alle 15 sotto il sole di Pescina e al terzo Onuashi battezza il match con questo mancino dalla distanza fuori misura. Al settimo è ancora la formazione di Di Corcia a battere il colpo, confusione in area avversaria, disattenta la difesa ospite. Kone ne approfitta e conclude a incrociare sul secondo palo, rasoterra, out di pochissimo. Al nono intervento dubbio sull'inserimento di Pupischi, il direttore di gara dice che si può proseguire. Al 16esimo l'episodio che può sbloccare la gara. Fallo di Bizindu su Kedira sul taglio in area a bucare la difesa, calcio di rigore dal dischetto. Tascini non sbaglia. Di Corcia corre subito ai ripari, fuori Bruni, dentro Cicconi. Minuto 21, Angelillo sfonda sulla destra, gioco di gambe a rientrare sul sinistro, botta di Potenza, palla sul fondo. Un minuto dopo altro intervento dubbio in area nerostellata. Nulla di fatto, al 29esimo invece sarà ancora penalty, stavolta però per i nerostellati. Fallo ai danni di Cone, l'arbitro indica il dischetto. Cicconi vuole calciare, conclusione centrale, Chiodini spiazzato e 1-1. 37esimo la reazione della San Giustese, Angelillo imbeccato sulla destra, sistema il pallone, scarica l'incrocio, Parente la vede perdersi dietro la linea di fondo. E qui termina il primo tempo, squadre a riposo in vista della ripresa, non ci saranno novità al rientro sul terreno di gioco. Si riparte sullo stesso copione del primo tempo, appena 50 secondi ed ecco cosa accade in area casalinga, ancora una volta si prosegue. Al sesto la chiamata di Tascini per Villa, stacco a schiacciare Parente, impresa diretta. Al quarto d'ora calcio di punizione, San Giustese dalla tre quarti sulla battuta veloce, l'arbitro annulla la rete, fa ribattere, Tascini si piazza in area e aspetta lo spiovente, trafigge Parente nell'angolino di destra, nuovo vantaggio ospite, nuovo cambio per Di Corcia, fuori Giallonardo, dentro Del Gizzi. Al minuto 20 Senigallesi richiama Villa, in campo De Reggi, 23 fa tutto da solo, Cone tiene palla nella mischia e con la punta trova il corridoio, col guantone Chiodini si rifugia in angolo. Alla mezz'ora protestano gli spalti di casa, in un contrasto Pupischi perde la scarpa per 4 ciocchi di Latina, l'intervento è sul pallone. Di Corcia butta nella mischia Tarantino a rilevare Di Ciccio, al 40esimo la sentenza definitiva dai piedi di un ragazzino, classe 99, giocata elegante di Marfella in area avversaria, palla sul mancino e sassata sotto la traversa, dove Parente davvero non può arrivare. 3-1 San Giustese, una manciata di minuti dal termine, si giocano 5 minuti di recupero, annotiamo solo la sostituzione di Kedira per Sant'Agata, poi il triplice fischio del direttore di gara. Resta ferma allora la classifica nerostellata, San Giustese invece ancora viva e in corsa per i playoff, distanti appena 4 lunghezze nonostante la mucchiata d'alta classifica. E dunque sconfitta per il Nero Stellati contro la San Giustese. Intanto questa sera, caro Paolo, ho scoperto di essere difensore della costa abruzzese. È la prima volta, come reprimenda quantomeno è originale. E questo quindi va a tutto merito del nostro telespettatore che ci scrive da casa. Non lo sapevo, non i telespettatori costieri quindi saranno contenti. Addirittura non di un posto, di un settore che diciamo... Da Martinsicuro a San Salvo. A San Salvo, sì. L'importante è che sia 0 metri sul livello del mare. Quindi è contento anche Iarocci, che c'è anche Vasto di fatto. Sì, c'è anche Vasto. Esatto. Vediamo, stiamo per vedere il servizio su Terra Morenate, vediamo il prossimo turno di campionato però. Avezzano Recanatese, Jesina Agnonese, Matelica Campobasso, Monticelli Nero Stellati, Pineto Castelfidardo, San Marino L'Aquila, lo scontro diretto come abbiamo visto in Sassa Playoff, San Giustese San Nicolò, Bastese Francavilla e ci aspettiamo, regalateci una grande partita, caro Cristian, e ai tifosi regalateci di Bastese e Francavilla una bella giornata di sport. Bis Pesaro, Fabriano Cerreto, sarà la 31ª giornata di campionato. Io direi di ringraziare Cristian Iarocci, grazie Cristian per essere stato con noi. Peraltro il tuo mister mi ha detto: guarda, ti mando un ragazzo che davanti alle telecamere è bravissimo. Effettivamente è bravissimo. Ringrazio anche il mister. Magari spero lui si auguri più in campo che davanti alle telecamere, però hai avuto modo di dimostrarlo. Grazie a Cristian Iarocci.
Grazie a Paolo Renzetti, grazie, grazie Paolo. Grazie, grazie a te. Grazie ad Andrea Costantini in redazione, perché... Ciao a tutti. Se lo vedete alle sue spalle, sono tante finestre aperte di Windows, ma non pensate che stia guardando chissà che cosa. E che, grazie a lui, già sono disponibili i servizi che potete guardare sul telefono, sull'iPad, dove volete, sono già quasi, online. Ci sono quasi tutti. Sono già online, tutti. Dovete ringraziare quest'uomo qui, eccolo sì. Qua, Andrea Costantini, che già che lavora oggi abbia e interviene. Fatto le bizze il web oggi, eh? Fa il bizze oggi il web. Oggi ha fatto le bizze il web, ma accidenti. Ci siamo, l'abbiamo sfangato. Perfetto, perfetto, grazie Andrea, grazie a Maurizio Daguin regia, grazie a Claudio Di Giacomo, grazie Roberta Di Sante, grazie a Dania Cantagalli e Claudio Di Giulio Antonio, insomma a tutti quelli che hanno lavorato anche oggi, a Stefano Recanati, a Gaetano Terio, a Roberto Pulimanti, insomma a tutti quelli che hanno lavorato anche oggi a squadra fantastica di TV6, vi ha mostrato tutti i servizi delle squadre abruzzesi di Serie D per la Serie C ovviamente. Andiamo allo stadio Bonolis di Teramo con Aia Cantagalli, Teramo Renate 1-1, poi sentiremo la conferenza stampa di Palladini. Per l'Abruzzo del pallone è tutto, ci vediamo domenica prossima alle 19.30 su TV6 canale 14 del digitale terrestre, buona domenica! Un pari e tanti rimpianti per il Teramo, che fa 1-1 contro il Renate, ma che mastica amaro per le occasioni non sfruttate nel primo tempo, che avrebbero probabilmente portato un risultato diverso e necessario alla causa biancorossa. Palladini conferma la stessa formazione che ha vinto nell'ultimo turno casalingo contro la Triestina, con Sales che rientra dalla squalifica e che manda Vares in panchina. In avanti ancora il confermato tridente con Bacio, Terracino, Gondò e San Domenico. Dall'altra parte rientra Malgrati dalla squalifica, ma Cevoli perde il capocannoniere Gomez, passando di conseguenza al 3-5-2. La prima mezz'ora è soprattutto del Renate, i nerazzurri aggrediscono il Teramo e lasciano ben pochi spazi. Palma impegna subito Calore alla deviazione comunque centrale, mentre poco dopo Milillo è provvidenziale ad anticipare sul secondo palo Simonetti. Il primo squillo del Teramo arriva dopo il quarto d'ora, quando Gondò testa i riflessi di Di Gregorio, con Vannucci che invece tre minuti più tardi ci prova dalla distanza, trovando una deviazione. La squadra di Palladini sembra però riuscire gradualmente a prendere le misure. Alla mezz'ora palla gol per il Teramo, con San Domenico che vede l'inserimento centrale di De Grazia, ma sul centrocampista è provvidenziale in uscita Di Gregorio. Lo stesso estremo difensore nerazzurro è ancora protagonista quando Milillo raccoglie una deviazione dalla barriera dopo un calcio di punizione di Gondò, ma si trova praticamente lo specchio della porta chiuso. La ripresa invece inizia come meglio non si potrebbe per il Teramo. Teso interviene in area su Graziano e per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto Bacio Terracino spiazza Di Gregorio e porta in vantaggio i biancorossi firmando il nono gol stagionale. La reazione del Renate è però praticamente immediata, Malgrati coglie l'incrocio dei pali dagli sviluppi di un angolo, mentre Calore provvidenziale poco dopo in uscita sull'ex palmo. Prima del quarto d'ora però l'arbitro giudica falloso un intervento di De Grazia su Pavan, assegnando di conseguenza il calcio di rigore ai nerazzurri. È proprio l'ex palmo a riportare poi in parità il risultato con Calore battuto. Palladini cambia qualcosa cercando più spinta dalla parte destra del centrocampo. Entra Vares ed esce Caidi, con Ilari che prende il posto di un De Grazia colto dai crampi. Il Teramo sembra recepire bene le novità, con lo stesso Ilari che impegna Di Gregorio dalla distanza. Al 32esimo poi occasione ghiotta per il Diavolo, con un bello schema da calcio di punizione. Ilari pesca Panico in area, che in girata però non inquadra la porta. La squadra di Palladini resta però in inferiorità numerica dopo qualche istante. Speranza si fa beffare da Lunetta. Il capitano biancorosso è costretto a fermarlo in qualche modo con il direttore di gara che estrae il rosso diretto all'indirizzo del difensore quando manca ancora più di un quarto d'ora alla fine del match. Palladini non rinuncia comunque a provarci, ma cercando più equilibrio, chiamando dentro Fratangelo e Amadio al posto di Gondò e Bacio Terracino. I biancorossi rischiano grosso nel recupero quando Di Gennaro in diagonale non trova di un soffio la porta. È un punto che comunque fa classifica per il Teramo, anche considerato i risultati delle rivali dirette. Ma i biancorossi andranno adesso a San Benedetto senza speranza e con l'obbligo di fare punti. Sicuramente l'amaro in bocca c'è, perché quando riesci ad andare in vantaggio devi gestire meglio la situazione. Noi invece, secondo me, lì sono tornati i vecchi fantasmi, diciamo così, no? Perché su una palla che avevamo noi abbiamo preso una ripartenza, abbiamo preso questo calcio d'angolo dove poi è arrivato il rigore.
Nel primo tempo non siamo partiti benissimo, onestamente, i primi 10 minuti loro meglio di noi, poi la seconda parte del primo tempo abbiamo fatto bene, dove abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per fare gol, 2 occasioni da quello che ho visto io abbastanza clamorose. Poi quando non fai gol, logicamente la fatica si fa sentire, no? Però nel secondo tempo abbiamo preso questo rigore, siamo andati in vantaggio. Poi è arrivata l'espulsione di Speranza, che un pochettino i piani li ha scombussolati, perché poi anche se abbiamo avuto anche un'altra mezza occasione, no, con Ilari, quando è stato bravo il portiere di Gregorio del Renate, dove ha fatto una grossa parata, ma poi abbiamo rischiato alla fine di prendere il gol del 2-1. Quindi un grosso rammarico, perché i ragazzi e tutti insieme volevamo vincere questa partita, si erano allenati molto bene. Purtroppo non abbiamo vinto, ma questo vuol dire che dobbiamo fare i punti da qualche altra parte. Sicuramente dobbiamo pensare a una partita alla volta e pensare ad andare a San Benedetto a fare la partita della vita, perché per noi i punti sono importantissimi e quindi dobbiamo cercare di fare il risultato anche a San Benedetto. Ma non lo so, io penso che poi domenica sarà una partita dove tutti vogliono fare il risultato, no? Perché poi è un derby e quindi la Sammettese, indipendentemente se ha perso o se avesse vinto, avrebbe fatto la stessa la partita per vincere. Quindi a noi cambia poco, noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa un risultato positivo. No, in questo momento non mi sembrava neanche giusto buttare la croce addosso a Ivan, perché non ha fatto un errore, lo so anche lui, ha chiesto scusa, e quindi dispiace soprattutto perché poi domenica non ce l'hai, non c'è, non...